Ehi ragazzi, come va? La prima volta che sono entrato in uno studio di registrazione mi sono fatto una domanda. Chissà chi aveva registrato la prima linea di basso? Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusami. Monk Montgomery probabilmente è stato nel 1953 il primo uomo ad atterrare sulla... Il primo uomo ad aver registrato una linea di basso, o almeno dalle testimonianze che abbiamo. In questa produzione c'erano arrangiamenti... In questa produzione c'erano arrangiamenti niente poco di meno che di Quincy Jones, incredibile. Ma il brano suonava più o meno così. Più o meno. Montgomery iniziò ad utilizzare uno dei primi modelli del Fender Precision, come ben sappiamo ideato, progettato, venduto, piallato, da Leo Fender. Ma questo strumento non è stato accolto proprio molto bene all'epoca, soprattutto nell'ambito jazz. Diciamo che la sostituzione del basso elettrico al contrabbasso fece incazzare molti jazzisti. A differenza però di molti musicisti e critici di musica che addirittura lo nominarono un'eccezionale innovazione strumentale. Beh, che dire, io darei ragione ai secondi, in quanto questo strumento è riuscito a far avvicinare alla musica davvero tantissima gente. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un bel like, iscriviti al canale e se hai un'amica o un amico con la nostra stessa passione, condividi il video. Enjoy your bass.